avanti con gli integrali impropri. Integrali impropri. Beh, iniziamo vedendo una cosa che sostanzialmente conoscete, che è l'assoluta integrabilità. Assoluta integrabilità. Cosa dice l'assoluta integrabilità? Beh, l'enunciato sostanzialmente lo conoscete perché è lo stesso per le serie. Se l'integrale su un certo insieme E, che può essere un intervallo, può essere una semiretta, allora, diciamolo bene, per integrali impropri monoproblema, quindi con un problema solo, monoproblema, si ha che, vado giù di una riga, se l'integrale impropria su E di valore assoluto di f di x in dx converge, minore di più infinito, allora l'integrale su E senza il valore assoluto di f di x in dx converge. Qui metto minore di più infinito perché? Perché essendo un integrale con l'integranda positiva ci sono solo due possibilità: o fa più infinito o converge. Questo qui a priori, essendo con integranda a segno qualunque, ha quattro possibilità. Dire che converge vuol dire che sto escludendo le altre tre: più infinito, meno infinito, essere indeterminato. Quindi se questo converge, allora questo converge. Se questo col valore assoluto in dx diverge, quindi questa è l'unica altra possibilità, allora, beh, ve lo immaginate, boh. Quindi in un caso funziona, in un caso non si può dire niente. Qual è il vantaggio di questo criterio? Che questo qui, essendo un integrale di un'integranda positiva, posso usare i criteri che abbiamo visto l'altra volta, quindi confronti, confronti asintotici, eccetera, eccetera. Questo è quello che c'è da sapere di teoria sull'assoluta integrabilità. Poi il resto sono esempi, gli esempi sono sempre i soliti. Esempio 1. Esempio 1, se avete l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di x diviso x quadro più 3 in dx, voi cosa dite? Dite intanto l'unico problema è più infinito, la zona di integrazione, perché il denominatore ho messo il più 3 in maniera che non ci siano problemi. Quindi unico problema più infinito. L'integranda, che chiamiamo come sempre f di x, integranda f di x ha segno variabile. Veramente segno variabile, perché quando x va da 0 più infinito, coseno si becca infinite oscillazioni. Allora uno cosa dice? Conosco un solo strumento, provo a usarlo. Quindi provo a usare l'assoluta integrabilità, studio l'integrale tra 0 e più infinito di valore assoluto di f di x in dx. Questo che cos'è? È l'integrale tra 0 e più infinito. Beh, il valore assoluto basta che lo metto sopra perché il denominatore x quadro più 3 è positivo. Studio questo. A questo cosa applico? A questo applico il confronto semplice: il coseno è minore di 100, anzi minore di 1, sotto c'è un x quadro e quello me lo fa convergere. Quindi a questo applico il confronto semplice. Quindi cosa scrivo? Scrivo che valore assoluto di coseno di x diviso x al quadrato più 3, questo è minore di 1 diviso x al quadrato più 3. E adesso faccio la solita catena, questo per ogni x, addirittura per ogni x reale, in particolare per ogni x maggiore o uguale di 0. Adesso faccio la solita catena di implicazioni: l'integrale tra 0 e più infinito di 1 diviso x al quadrato più 3 in dx converge, per quale motivo? Per il confronto asintotico con 1 su x quadro, che sappiamo convergere con problema più infinito. Per confronto asintotico
confronto asintotico con l'integrale di 1 su x quadro con unico problema più infinito, con unico problema a più infinito. Quindi questo converge, ma se converge questo, converge quello con il valore assoluto del coseno, quindi questo implica l'integrale tra 0 e più infinito di valore assoluto di coseno di x diviso x al quadrato più 3 in dx converge, per confronto a 2 tra integrande positive, integrande maggiore o uguale di 0, criterio che abbiamo visto ieri, ma se converge questo, allora anche l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di x diviso x al quadrato più 3 in dx, questo converge per assoluta integrabilità. Per assoluta integrabilità. E questa è la maniera corretta, classica di fare le cose. Ve lo dico, ve lo metto come... Cosa? Cosa c'è da non dire e non pensare mai? Da non dire e non pensare nemmeno. Questo è un Achtung, diciamo. E non pensare nemmeno. E se ve lo dico è perché l'ho visto scritto tante volte, ma è un ragionamento del tutto scorretto. Il ragionamento del tutto scorretto è questo: coseno di x diviso x al quadrato più 3, questo è minore o uguale di 1 diviso x al quadrato più 3 per ogni x maggiore o uguale di 0. Poi l'integrale tra 0 e più infinito di 1 diviso x al quadrato più 3 in dx converge. Converge, quindi l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di x diviso x al quadrato più 3 in dx converge. Questa è una cosa per confronto. Cosa c'è che non va in questo ragionamento? Allora, questa è vera. È vero che coseno di x è più piccolo di questo. È vero che questo converge. Quello che è sbagliato è l'implicazione. L'implicazione, basata sul confronto, vale solo per integrande positive. Quindi qui che c'è il no. Il confronto vale soltanto quando si hanno integrande maggiore o uguale di zero. O al limite minore o uguale di zero, uno mette meno davanti e trae le conclusioni che deve trarre. Questo sistema il confronto, diciamo, il caso dell'assoluta integrabilità. Facciamo un altro esempio, giusto per... Altro esempio. Esempio 2, se ci avessi l'integrale tra 0 e più infinito di seno di x diviso x radice di x in dx, cosa dite qua? Tanto analisi dei problemi. Due problemi, 0 e più infinito. Quindi ci sono due problemi. X uguale a 0 e x uguale a più infinito. Quindi faccio lo spezzamento, l'integrale tra 0 e più infinito uguale l'integrale tra 0 e 1 più l'integrale tra 1 e più infinito. Allora, quello tra 1 e più infinito cosa faccio? Sostanzialmente lo gestisco come prima. Quindi l'integrale, il secondo, lo gestisco
come prima. Cosa vuol dire come prima? Vuol dire? Converge o no? Perché c'è sotto l'esponente 3 mezzi che dà convergenza. La catena di implicazioni qual è? L'integrale tra 1 e più infinito di 1 diviso x alla 3 mezzi in dx, questo converge, perché è in tabellina, insomma, perché 3 mezzi è maggiore di 1. Quindi, dal momento che converge questo, converge quello con il valore assoluto sen x diviso x alla 3 mezzi in dx converge, e questa implicazione è il confronto tra integrande positive, confronto tra integrande positive, positive intendo in senso debole, maggiore o uguale di 0, ma se converge col valore assoluto, allora converge senza. Quindi l'integrale tra 1 e più infinito di coseno di x, diviso x alla 3 mezzi, che sarebbe x radice di x, in dx, questo converge. Seno, sì, prima c'era il coseno, mi sono confuso. Seno di x converge. Questo sistema, il secondo. Per il primo cosa faccio? Il primo che cos'è, moralmente? Intanto, ha problemi di segno il primo? No, perché tra 0 e 1 il seno è positivo. Anzi, vicino a 0, in un intorno destro del problema, il seno è positivo. Anche se fosse tra 0 e 10. Ok, è vero che ci sarebbe il problema di segno, ma non c'è vicino al problema. Il problema è in x uguale a 0. Considero ora il primo integrale. Considero ora l'integrale tra 0 e 1 di sen x diviso x radice di x dx. Intanto, l'integranda grande è maggiore o uguale di 0. Ovunque, ma basta vicino al problema, ma basta vicino a x uguale a 0 dove c'è il problema. Dove c'è il problema. Questa è la prima osservazione. Questa osservazione cosa fa? Mi permette di usare i criteri dell'altra volta. Quale criterio useremo? Beh, se chiamate l'amico, cosa dice? Se in x è circa x, resta un 1 su radice di x che dà convergenza, perché a 0 1 su radice di x è buono, fa convergere. Quindi l'amico, brutale, in realtà faccio solo il brutale in questo caso perché è rigoroso e immediato a quel punto, cosa dice? Che seno di x diviso x radice di x, questo è circa x diviso x radice di x, e questo è 1 su radice di x per x che tende a 0. Quindi il comportamento è descritto da 1 su radice di x, quindi convergenza. Il rigoroso cosa fa? Il rigoroso fa il confronto asintotico con g di x uguale 1 su radice di x. E quindi cosa si fa? Si fa il limite per x che tende a 0, cosa diventa? Quando faccio f di x diviso g di x, diventa per la millesima volta il limite di sin x su x, è uguale al limite per x che tende a 0, 0 sarebbe poi uno 0 più, di sin x su x, e non viene... Noi finendo, cosa viene il limite? Viene 1, la cosa importante è che sia... diverso da 0, diverso da più infinito, quindi si comporta allo stesso modo, si comporta come l'integrale di 1 su radice di x, quella in tabellina, converge, fine. Tutto qua. Convergente più convergente, convergente. Niente di che. Esempio 3, in realtà non c'entra niente con l'assoluta convergenza questo, ma facciamo lo stesso. È un esempio che avevamo fatto a suo tempo, avevamo fatto forse 1 su x cubo, 1 su x al cubo di x. Vi ricordate, questo era un esempio che avevamo fatto il giorno in cui avevamo fatto gli integrali propri, perché se uno se ne frega di tutto, fa la primitiva, gli viene 0. Se uno fa la primitiva
fa la primitiva e sostituisce gli estremi, che cosa viene la primitiva? Viene 1 su x quadro con un meno un mezzo davanti, tipo. Poi quando uno x quadro, che uno sostituisca più 1 meno 1, viene la stessa cosa, si cancella e viene 0. E sostituisce gli estremi, viene 0. E non va bene, perché? Perché è un integrale improprio. Non va bene, perché è improprio. Con quanti problemi? Cioè, in quanti pezzi va spezzato? Il problema è 1, perché in x uguale a 0, però il problema deve essere al bordo per essere monoproblema, deve essere negli estremi. Non lo è, quindi bisogna spezzare. Perché è improprio e bisogna spezzarlo. Spezzarlo come? L'integrale tra meno 1 e 1 di 1 su x al cubo dx, questo va spezzato a 0, quindi tra meno 1 e 0 di 1 diviso x al cubo in dx, più l'integrale tra 0 e 1 di 1 su x al cubo in dx. Ora, cosa fanno questi due pezzi? Allora, l'integranda come è fatta? L'integranda è fatta così, questo è 1 su x al cubo, tra meno 1 e 1, qui c'è meno 1 e qui c'è 1, è una funzione dispari, quindi chi fa la primitiva sta dicendo che l'integrante di una funzione dispari fa 0, è giusto se fosse una funzione limitata, ma non è limitata, quindi non si può fare, quindi compenserebbe queste due aree. In realtà cosa fanno? Quello tra 0 e 1, questo? E questo in tabellina, con x al cubo, diverge, perché le potenze alte sono divergenti con problema 0. Quindi questo diverge a più infinito. Questo che farà mai? Beh, questo insomma, se c'è una ragione, per ragioni di simmetria, questo diverge a meno infinito. Allora abbiamo un pezzo che va a più infinito, un pezzo che va a meno infinito, per definizione il globale è indeterminato. Quindi per definizione l'integrale globale è indeterminato. Ecco, vi faccio vedere, adesso qui inizio a fare un po' di discorsi. Faccio un po' di discorsi in parte a vanvera, però vi voglio convincere del perché una buona teoria deve dire che, cioè una buona teoria, una teoria ragionevole deve dire che questo è indeterminato. Perché uno potrebbe dire che cosa? Avete visto la definizione di integrale improprio? Cosa facevamo? Ci spostavamo di un epsilon e facevamo il limite. Quindi uno qui cosa potrebbe dire? Fai un buco da meno epsilon a epsilon, integra lì e poi spara epsilon a 0. Quindi uno potrebbe fare osservazioni. Se io faccio, lascio uno spazio volutamente, faccio l'integrale tra vi faccio il disegno e poi scrivo la cosa corrispondente. Quindi vi ripeto, uno può dire che questo qui è indeterminato per definizione perché un pezzo fa una cosa, un pezzo fa la cosa opposta e non ne voglio sentire parlare. Questo è come vi ho presentato la teoria. Ora cerco di motivarvi questo atteggiamento. Perché uno potrebbe dire, io qui c'ho meno 1, qui prendo meno epsilon, qui prendo epsilon, qui prendo 1. Faccio l'integrale su questa zona qua e poi mando epsilon a 0. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che faccio l'integrale tra meno 1 e meno epsilon di 1 su x al cubo dx e poi sommo l'integrale tra epsilon e 1 di 1 su x al cubo in dx.
prendo tutto questo oggetto qui e ne faccio il limite per epsilon che tende a 0 più. Vi torna che è una cosa ragionevole? Sto facendo quello che ho dichiarato nella figura. Faccio un buco tra meno epsilon e epsilon, prendo l'area qui, integro e faccio il limite. Quanto viene questo limite? Questo lo potete facilmente immaginare. Quanto viene? 0. Ci siete? Perché? Perché c'è simmetria. I due pezzi si cancellano per simmetria. I due pezzi sono finiti, mi raccomando, sono finiti e si cancellano per simmetria. Cancellano per simmetria. Mi raccomando, faccio prima la somma e poi faccio il limite. Quindi questo che cosa diventa? Facciamolo, ve lo faccio ufficialmente così vedete l'effetto. Limite per epsilon che tende a 0 più, che cos'è la primitiva? La primitiva, abbiamo detto, è meno un mezzo per 1 su x quadro, che devo calcolare tra meno 1 e meno epsilon, più devo aggiungere la stessa cosa, meno un mezzo per 1 su x quadro, che voglio calcolare tra meno 1, no, tra epsilon e 1. E anche qua c'è un meno epsilon. Allora, questo cosa diventa? Diventa il limite per epsilon che tende a 0 più, vado a sostituire gli estremi, qui mi diventa meno un mezzo per 1 su epsilon quadro, meno e meno fa più, un mezzo per 1, poi più meno un mezzo e metto come estremo 1, meno e meno fa più, un mezzo per 1 su epsilon quadro. Vedete cosa sto facendo? Faccio prima la somma e quando faccio la somma questo e questo se ne vanno, questo e questo se ne vanno e viene 0. Ottengo la compensazione. Perché? Perché sto facendo prima la somma e poi il limite. Ma qualcuno di voi potrebbe dire, va bene, ok, tu hai scavato un buco tra meno epsilon e epsilon. Io invece voglio scavare un buco tra meno epsilon e 2 epsilon. Voglio fare il buco diversamente. Ora faccio il buco diversamente. Faccio il buco tra meno epsilon e 2 epsilon. L'ampiezza del buco quanto è? L'ampiezza del buco è 3 epsilon. 3 epsilon, c'è cioè un epsilon prima e 2 epsilon dopo. Quindi l'ampiezza del buco tende a 0 ugualmente. L'ampiezza del buco è 3 epsilon. Quindi tende a 0. Quindi la situazione è, qui c'è meno 1, qui c'è 1, qui c'è meno epsilon e qui c'è 2 epsilon. E sto integrando su questa zona qua, qua e poi qua. Quindi il buco è asimmetrico, è più grosso dopo che prima. Ora faccio lo stesso conto. Faccio lo stesso conto. Cosa devo fare? Il limite per epsilon che tende a 0 più. Ora devo fare l'integrale tra meno 1 e meno epsilon di 1 su x al cubo in dx, più l'integrale tra 2 epsilon e 1 di 1 su x al cubo in dx. Faccio la primitiva come prima, questo diventa il limite per epsilon che tende a 0 più, qui diventa meno un mezzo per 1 su x quadro, calcolato tra meno 1 e meno epsilon, più, qui diventa meno un mezzo per 1 su x quadro, calcolato tra 2 epsilon e 1. Questo diventa il limite per epsilon che tende a 0 più, e vabbè, qui diventa meno un mezzo 1 su epsilon quadro, più un mezzo per 1, come prima,
meno un mezzo per 1 come prima, più un mezzo per 1 su 4 epsilon quadro. Allora, gli un mezzo, questi qui puliti, se ne vanno via. Ma qui c'è un mezzo davanti e poi c'è un quarto meno 1. Quindi meno 3 quarti, questo diventa meno 3 ottavi, uguale il limite per epsilon che tende a 0 più, di meno 3 ottavi per 1 su epsilon quadro. Questo limite fa meno infinito. Quindi con il buco di un'altra forma è venuto meno infinito, con il buco centrato veniva 0, capite che se sposto il buco dall'altra parte mi diventa più infinito. Esercizio, trovare un modo di fare il buco, un modo di fare il buco in modo che l'ampiezza tenda a 0, ma l'integrale fatto sulla parte restante, come ho fatto qua, prima più quello dopo, ma l'integrale tenda a 2011. Addirittura posso fare in maniera che il limite venga quello che mi pare a me. Cioè io sono riuscito a ottenere come limite 0, sono riuscito a ottenere come limite meno infinito, sono riuscito a ottenere come limite più infinito, ma non solo, posso ottenere qualunque limite intermedio. Quindi il fatto generale è questo. Fatto generale è questo. Se l'integrale è fatto da tutti i pezzi convergenti, è fatto da tutti pezzi convergenti, il risultato del limite è sempre lo stesso, del limite è sempre lo stesso, purché l'ampiezza del buco, dove lo sto facendo il buco? Lo sto facendo intorno al problema. Purché l'ampiezza del buco tenda a zero. E ovviamente che cos'è il risultato del limite? Il risultato del limite è il valore dell'integrale. Il risultato è il valore dell'integrale. Se invece ho un pezzo che diverge più infinito e uno che diverge a meno infinito, allora buchi diversi producono al limite risultati diversi. A seconda di quanto sto usando la simmetria. Anche se l'ampiezza va a zero, Anche. Okay. E questo era un discorso per giustificare la faccenda che se un pezzo va più infinito e un pezzo va meno infinito, si dice che l'integrale globalmente diverge. È chiaro che uno può fare una teoria in cui dice no, vabbè, però, dai, il buco va fatto simmetrico, quindi quello giusto è quello tra meno epsilon e epsilon, e si ottiene un'altra teoria comunque valida per altri scopi. Però noi prendiamo quella supercauta nella quale insomma non avviene mai la compensazione. Allora, integrali con problemi in punti diversi da zero. Se il problema non è in zero, in un punto
diverso da 0. La risposta è molto semplice. Si riporta in 0 mediante un cambio di variabile. Si riporta in x uguale a 0 mediante cambio di variabili. Cambio di variabili. Esempio classico, dove ero arrivato? Esempio 3, esempio 4. Questo è il più classico degli esempi, l'integrale tra 2 e 3 di 1 diviso radice di x meno 2. Allora, il problema dove sta? Il problema sta in x uguale a 2. Il problema è in x uguale a 2. Allora, abbastanza brutale, il metodo abbastanza brutale qual è? Allora, sono sicuro che voi direte è perfettamente rigoroso, però vediamo. Abbastanza brutale, voi cosa fareste? X meno 2 uguale a y. Y uguale x meno 2. Poi come si cambiano gli estremi? Quando x uguale a 2 o y uguale a 0. Quando x uguale a 3 o y uguale a 1. Quindi cosa diventa? Quindi diventa l'integrale tra 0 e 1, 1 diviso radice di y, poi giusto per salvare la faccia, dy a cosa è uguale? A dx, perché il cambio di variabili, perché la derivata è 1, dy uguale dx, quindi uguale dy, quindi converge. Chiaro come si riporta il problema in 0? Allora, che cosa c'è di losco in tutto questo? In realtà neanche tanto, perché voi cosa dite? Ho usato la formula dell'integrazione per sostituzione. Allora, ufficialmente quando ve l'ho dimostrata la formula dell'integrazione per sostituzione? Ve l'ho dimostrata per gli integrali propri, non per gli integrali impropri. Diciamo, la brutalità sta nell'uso dell'integrazione per sostituzione, integrazione per sostituzione con gli integrali impropri, che non avremmo dimostrato, che però si giustifica. Che però si giustifica molto facilmente. Così facilmente che almeno una volta nella vita lo facciamo. Come giustifichereste questa cosa qua? Che cos'è l'integrale tra 2 e 3 di dx diviso radice di x meno 2? Si sono entrato in modalità dimostrazione, giusto per... Cosa sarebbe questo ufficialmente? Sarebbe il limite per epsilon che tende a 0 più dell'integrale tra cosa e cosa? 2 più epsilon e 3 di dx diviso radice di x meno 2. Adesso a epsilon fisso questo è un integrale proprio, quindi qui posso fare la sostituzione. Cioè la formula di integrazione per sostituzione la uso ora a epsilon fisso, questo diventa il limite per epsilon che tende a 0 più
dell'integrale cosa diventa quando faccio y uguale x meno 2? Tra epsilon e 1 dx diviso radice di y, e questo è per definizione in dy, se sì, ho messo dx ma volevo mettere dy, e questo che cosa diventa? Questo è proprio l'integrale tra 0 e 1 di dy diviso radice di y. Il commento è qui cosa ho usato? Ho usato y uguale x meno 2 e lo posso fare perché a epsilon fisso è un integrale proprio. Questo è il commento fondamentale. Cioè a epsilon lo segno sotto, a epsilon fisso è un integrale proprio. Ma alla fine quello che uno si ricorda è, vabbè dai, si fa la sostituzione come viene da fare anche nell'integrale improprio. L'esempio classico di applicazione, beh, esempio, quindi osservazione generale, quindi tabellina, dato un intervallo AB, ho che l'integrale tra A e B di 1 diviso x meno a elevato a un esponente alfa, questo come si comporta? Quali sono gli alfa buoni? Quelli sotto 1. Questo converge per alfa minore di 1 e diverge per alfa maggiore o uguale di 1. Dimostrazione cos'è? Cosa diventa questo? Diventa, infatti, con la sostituzione y uguale x meno a, diventa l'integrale tra 0 e l'altro estremo, chi lo vede? B meno A di 1 diviso y alla alfa in dy. Con problema in 0. In y uguale a 0. O analogamente, in maniera del tutto analoga, se avete l'integrale tra, fatemelo scrivere così, tra A e B di 1 diviso valore assoluto di B meno X alla alfa, o X meno B, che è la stessa cosa, uguale l'integrale tra A e B di 1 diviso X meno B alla alfa di X. Questo dove ce l'ha il problema? In B, questo cosa fa? La stessa cosa, converge per alfa minore di 1 e diverge per alfa maggiore o uguale di 1. La sostituzione qual è? La sostituzione è y uguale b meno x. Occhio che adesso l'unica cosa che cambia qual è? C'è un meno 1. Occhio che dy è uguale a meno dx. Questa è l'unica cosa a cui stare attenti. Beh, esempio finale, che volendo è un classico, 5. Esempio 5, l'integrale tra 1 e più infinito di 1 diviso x quadro logaritmo di x in dx. Questo è importante capirlo perché è proprio un classico.
tanti problemi. Due problemi, questa è la prima cosa. Due problemi. Quindi va spezzato l'integrale tra 1 e 2 più l'integrale tra 2 più infinito. Metto 2, posso mettere 20, è la stessa cosa. Allora, il secondo è... No. Vabbè, ve l'ho fatto più facile del previsto. Il secondo che fa? Questo qua. Questo straconverge. Perché converge? Perché c'è x quadro, e il logaritmo cosa fa? Aiuta. C'è x quadro e log x aiuta. Quindi rigorosamente cosa fate? Il confronto asintotico? Confronto asintotico con 1 su x quadro. E vi trovate un caso limite, e viene un caso limite, però buono. Ripasso, se il logaritmo fosse stato sopra, logaritmo diviso x quadro, cosa facevate? Quello col 3 mezzi, il logaritmo andava contro, perché era sopra, quindi andava contro la convergenza, ostacolava l'x quadro, ma non tanto, quindi con il 3 mezzi funzionava. Il primo, mi interessa il primo. L'integrale tra 1 e 2 di 1 diviso x quadro log x. E di x. Questo ha problema in 1. Come si fa a riportare il problema in 0? Pongo y uguale x meno 1. Cosa dico? Dy uguale dx, gli estremi cosa diventano? Quando x uguale a 1, ho che y uguale a 0, e quando x uguale a 2, ho che y uguale a 1. Quindi cosa diventa? Qui... Cioè, quello che voglio dire, quello che rende questo esempio non banale, è che la sostituzione non è telefonata, non c'è x meno 1 che uno automaticamente lo chiama y perché gli viene da chiamarlo. Qui non c'è il meno 1, bisogna inventarselo per portare il problema in 0. Cosa diventa? Diventa l'integrale tra 0 e 1, 1 diviso, che cos'è x? Y più 1 al quadrato. Per logaritmo di y più 1 in dy. E voi dite, come è diventato semplice. In realtà, se chiamate l'amico brutale, è praticamente finito. Perché? Lo vedete? Chi è il colpevole dell'impropriezza di questo integrale? Questo y più 1 al quadrato? Corretto, in 0 questo cosa fa? Tende a 1. Il colpevole dell'impropriezza è questo. È questo qui che in y uguale a 0 fa 0. Ma questo fa 0 come? Il logaritmo di 1 più y? Cosa dice l'amico? È circa y. Quindi alla fine questo qui è come fosse l'integrale di 1 su y. E quindi diverge. Quindi l'amico brutale cosa dice? Dice, questo è circa 1 diviso y. Perché questo è circa 1 e questo è circa y. Quindi diverge. Per concludere ve lo faccio rigorosamente. Il rigoroso ci sta in questo spazietto. Il rigoroso cosa fa? Confronto asintotico con g di y uguale 1 su x. Cosa ci si riduce a fare? Il limite per y che tende a 0 più f di y diviso g di y. E questo che cos'è? Il limite per y che tende a 0 più, c'è un 1 diviso y più 1 al quadrato, che non c'entra assolutamente niente, questo tende tranquillissimo a 1,
E cosa rimane? Y, il solito limite notevole di sempre. Questo tende a 1. Questo tende a 1. Uguale a 1. Diverso da 0, diverso da più infinito. Bla bla bla. Quindi un logaritmo sotto è come fosse... Alla fine un logaritmo di 1 più y, un cambiato variabile, un logaritmo di 1 più y è y, fine.